Fabrizio Barini è uno dei due attuali candidati per le primarie del PD che si terranno domenica. Cosa pensa proprio delle primarie? È uno strumento che caratterizza il nostro partito in maniera significativa rispetto alla proposta politica che in Italia e soprattutto in città a questo momento. Noi decideremo il nostro candidato attraverso una serie di passaggi che coinvolgeranno la base, che avrà la possibilità quindi di incidere in maniera significativa sulle scelte che riguardano la vita politica della città. E questo, lo ribadisco, ci caratterizza e ci pone in netta discontinuità rispetto ai metodi del passato e a quelli utilizzati dagli altri partiti che invece decidono le candidature a porte chiuse. Ecco, perché ha deciso di candidarsi? Perché ritengo che sia venuto il momento per il Partito Democratico di avanzare delle proposte innovative, di cambiamento e credibili ai cittadini, per recuperare quella credibilità che il nostro partito ha perso nel corso degli ultimi anni per scelte sbagliate e perché non ha saputo mettere in campo delle proposte realmente alternative rispetto alla classe dirigente degli altri partiti. Ecco, qualora riuscisse a diventare sindaco di Novara, quali saranno i suoi primi progetti? Nell'immediato interverremo sull'emergenza, che per noi sono lavoro e reddito delle famiglie. Lavoro significherà attraverso lavoro e famiglie che saranno aiutate attraverso una seria politica di bilancio, di lotta agli sprechi, di lotta alla corruzione, di recupero di risorse umane che saranno valorizzate e che ci permetteranno di recuperare i milioni di euro necessari per presentare una serie di iniziative come la moltiplicazione delle borse lavoro, come la stabilizzazione dei precari e infine un serio piano casa, come non è ancora stato fatto in Italia, a favore soprattutto delle giovani coppie, con politiche di integrazione al reddito, agli affitti e rilascio di garanzie fideiussorie per l'acquisto della prima casa. E iniziative a favore anche delle famiglie a basso reddito, con un unico produttore di reddito familiare e con molti componenti. E con le altre parti politiche, ad esempio Lega Nord ha già scelto il proprio candidato Mauro Franzinelli, mentre c'è anche potrebbe esserci un terzo polo tra UDC e FLI. Cosa pensa dei suoi avversari? Direi che il quadro politico è esattamente quello che si presenta oggi a livello nazionale. Quindi noi non ci spaventiamo, a livello nazionale siamo pronti ad affrontare le elezioni e quindi lo siamo con questo scenario competitivo e siamo quindi pronti anche a Novara ad affrontarlo. Riteniamo che in questa situazione la crisi del governo e un terzo polo che ancora si sta costituendo, si sta formando e sta acquisendo una propria identità sia favorito alla proposta del Partito Democratico a guida del centro-sinistra. Ecco, parlava prima appunto di qualche problema del PD. Quali sono i punti deboli e punti di forza di questo partito? La necessità di acquisire una forte identità, che comunque stiamo costruendo, di consolidare gli strumenti di partecipazione democratica che ci siamo dati, come quello delle primarie, e presentare la propria classe dirigente, che dopo anni di formazione, personalmente sono 15 anni che faccio politica e ho anche in passato assunto dei ruoli di carattere amministrativo, sia venuto per noi il momento di porci in prima linea. In questo denoto la grande intelligenza dei nostri capi storici, dei nostri dirigenti storici che ci stanno dando questa possibilità e ci stanno sostenendo in maniera compatta.